insieme. Ogni tanto facevamo un'oretta di socialità, diciamo, io nella sua cella, o lui nella mia cella. C'eravamo tutte celle singole, eccetera. Le disse Mangano chi lo aveva presentato a Berlusconi, come era nata questa opportunità? No. E allora, le do lettura di quello che lei ha dichiarato il 5 dicembre del 2002. Pagina da 170 in poi. Lipari, quando io dico Mediaset significa Berlusconi, erano a contatto, però che tipo di contatto? Perché il racconto che io faccio, queste persone o questa persona, perché io parlo del Mangano, che ripeto, ebbi per un anno nella cella assieme a assieme a Berlusconi, quindi non hanno Grasso assieme a Berlusconi, Lipari assieme a Coso, Grasso, no, io glielo dico perché poi magari si registra, con Mangano, lei dice, quindi mi parlò di un rapporto che aveva per i cavalli, era là dentro, lui viveva ad Arcore, nella villa di Arcore, non è che viveva fuori, Grasso, sì, questo è un fatto ormai notorio, Lipari, quindi i contatti. Procuratore, ma le spiegò che tipo di rapporti aveva lì? Si capisce che era un dipendente, ma aveva qualche motivazione la sua presenza nella villa, al di là di quella, siccome aveva parlato di rapporti, protezione, Lipari. Sì, io penso che il Mangano sia stato inserito, procuratore Grasso, scusi, non ho capito, gliel'ha detto Mangano o gliel'ha detto qualcun altro? Lipari, me lo ha detto pure Mangano. PM, che cosa le ha detto Mangano? Mangano mi ha detto che praticamente la sua presenza in quella villa, oltre a badare alla scuderia, a quanto pare aveva una scuderia importante, cavalli, non quelli che potevo avere io per dire, roba di 1 milione, 2 milioni a cavallo, là si parlava di miliardi a cavallo, che dava una certa sicurezza. PM, lo diceva lui, Mangano a lei in carcere, Lipari, nell'84, PM 84, Lipari, ma lei ricorda quanti sequestri c'erano, dottore, giusto? Questo non lo devo ricordare io, dico i sequestri a Milano erano all'ordine del momento, all'ordine del giorno, sequestravano industriali, cose eccetera, e quindi lui assicurava una protezione, perciò secondo me e secondo anche Mangano, il procuratore le diceva lasci stare secondo lei, quello che le disse Mangano, questo mi disse, che era stato messo lì anche per da Cosa Nostra, quindi segnatamente dalla sua famiglia, ma in accordo con Mimmo Teresi, eccetera eccetera, che bazzicavano a Milano sempre e bontate, anche per assicurare una protezione. Poi successe quel discorso che hanno sequestrato qualcuno a Milano, appena Berlusconi seppe di questo fatto, dice che lo allontanò, chiamò Dell'Utri e ci disse eccetera eccetera eccetera. Allora, vedo che l'avvocato Centozzi si lamenta, però la domanda stavolta è stata fatta, siccome ha detto di non ricordare altro di quello che gli disse Mangano, se non il fatto di aver fatto lo stalliere, a questo punto la contestazione è più che legittima. E allora, adesso le ricorda qualcosa, signor Lipari, di tutto questo che sono sue dichiarazioni registrate, ma infatti, quindi lei nel 2002 ha reso queste dichiarazioni. Ma infatti io mi ha ripreso il dottore Grasso quando ha detto, secondo me è stato messo là per questa cosa, e lui mi ha detto, lasci stare quello che... Esatto, e quindi lei deve riferire anche oggi quello che le ha detto Mangano, non quello che ha pensato lei o pensa oggi lei. Non mi ricordo esattamente quello che mi ha detto, però mi rimane impresso il concetto che è stato messo là per proteggere. Per offrire protezione, ecco via. Quindi la conferma questa dichiarazione sì. Che le ho letto del verbale del 5 dicembre 2002? Sì. Questa che le ho letto la conferma? Sì, secondo. Senta. Presidente, posso proseguire da seduto per sfruttare certo. Meglio la gara? D'altra parte, no, non è una questione. Dopo la giornata mi sembra più che giustificato. Senta, per quello che lei sa, prima ancora della costituzione del partito Forza Italia, all'interno di Cosa Nostra si è mai cercato di raggiungere Berlusconi e sfruttare questa persona per ottenere vantaggi di tipo, tra virgolette, politico? Ancora prima che sorgesse Forza Italia, che nascesse ufficialmente Forza Italia. Guardi, per quanto riguarda questo aspetto politico, diciamo che
Cosa Nostra, ci fu un momento che lasciò la Democrazia Cristiana per passare con il Partito Socialista. Nei tempi c'era Martelli che era il tribuno del Partito Socialista, frequentava Palermo. Però per quanto riguarda questa nuova posizione, certo, si sarà cercato di trovare qualche aggancio con la nuova forza politica che emergeva. Però lei non deve ripetere le sue deduzioni, deve riferire fatti, se è in grado di ricordarle. Non mi ricordo. Non ricordo indicazioni precise, racconti precisi sul... Se ho dichiarato qualcosa, il dottore Di Mazzeo sicuramente mi ricorderà quello che avrò dichiarato. Però innanzitutto lo devo fare la domanda per vedere se lei ricorda. Cosa di 30 anni fa, guarda, io ho 82 anni. Lo so che ha 82 anni, però vediamo che è perfettamente in condizioni. E allora, pubblico ministero. Sì. Un attimo perché cioè, sono vari verbali. Allora, intanto le dico che lei il 5 dicembre del 2002, pagina 94, dice, si parlava del 91, c'è il problema dell'aggiustamento del maxi processo, dice il procuratore. Lei dice certo. Procuratore, dico se noi abbiamo Lipari, ma io tutto questo l'ho detto che politicamente con quella cordata dei DC non si arrivò a nulla. Grasso, sì, ma dico scusi adesso, se io ho già un rapporto oltre che con il DC, con esponenti di spicco del Partito Socialista, ho provato pure, oltre che con la DC, con questi canali per l'aggiustamento del maxi processo. Lipari, certo, sì, infatti. Procuratore, allora se lei può dirci qualche particolare su questa. Particolari io non ce l'ho, però Rina mi diceva che sempre tramite questo canale imprenditoriale c'era da aspettarsi qualche bonus nel maxi processo. Questo c'era, questo me lo diceva tranquillamente. Pensi che prima ancora che sorgesse Forza Italia, perché Forza Italia nasce alla fine del 93, mi pare, o 94, una cosa del genere, ma prima che si costituisse questo partito anche una direzione nei riguardi di Berlusconi fu presa, perché Berlusconi parlasse pure con Craxi. Quindi l'accerchiamento era fatto da questo gruppo di imprese e dal gruppo Berlusconi. Conferma questa dichiarazione? Sì. E che cosa ci può dire? Perché lì a lei ha fatto un riferimento, Rina mi disse, quindi vediamo di partire da lì per cercare di mettere a fuoco meglio il suo ricordo. Parlando, Rina mi disse che con questo gruppo imprenditoriale aveva l'opportunità di arrivare a Craxi. Visto che forse con Martelli non c'erano riusciti, anche perché è stato un insuccesso l'elezione qua del Martelli a Palermo. Quindi la mafia non aveva forza politica elettorale, votazione. Quindi pensava che attraverso questo gruppo imprenditoriale, quindi parlo di Gardini, questo, si poteva arrivare a Craxi per qualche situazione, per aggiustare qualche cosa. Il concetto è questo, Presidente. Siccome l'ha detto, me lo disse Rina, riesce a mettere a fuoco un colloquio che l'ebbe solo con Rina, c'erano altre persone, un contesto di riunione? No, non lo so, no, io quando mi incontravo con Rina ero quasi sempre solo, io non ero abilitato, diciamo, a stare assieme agli altri quando lui parlava. Quindi erano sempre incontri separati, appartati? Quasi sempre. Pubblico Ministero Pubblico. Senta, ma quando in Cosa Nostra, a questo livello di quelli che lei ha definito i capoccia di Cosa Nostra, cominciò a circolare, se cominciò a circolare una notizia circa la formazione di una nuova forza politica che potesse, diciamo, sostituire o comunque diversa dalla Democrazia Cristiana e dal Partito Socialista? La domanda è quando? Quando? Se lei lo ricorda, in che periodo, collocandolo rispetto a quegli avvenimenti di quegli anni, alcuni dei quali non purtroppo indimenticabili. Non me lo ricordo gli anni. L'anno non me lo ricordo. Non riesce a ricordarlo.
iniziamo. Primo interrogatorio 5 dicembre 2002. Lipari, pagina 105. Siamo ancora prima, dico però siamo nel 92-93, quindi poi spunta Forza Italia. Arrivati ad un certo punto c'è la discesa in campo del Berlusconi. E questa discesa in campo del Berlusconi non è a dire, la gente comune pensa che nel momento in cui il Berlusconi va ad inaugurare un market, non so, qua, in Alta Italia, lui parlando con i giornalisti, eccetera, e vedendo queste crisi gli ha detto quasi quasi scendo in politica e cosa, ma indubbiamente covava sotto prima un programma. Perché l'ideologo di Forza Italia, chi ha fatto il partito, non è stato Berlusconi. Grasso, e chi è stato? Lipari, è stato Dell'Utri. Lipari, e questo io l'ho saputo, e lei come lo sa? Fermiamoci un attimo, vediamo se ricorda. La domanda rispetto alla quale è stata fatta la contestazione non era riferita, diciamo, a quello che stava... ai tempi alla nascita. Ma ora ci arriviamo. Fermiamoci un attimo. L'ideologo è la domanda. Lo so, ma ci deve... Avvocato. Lo so, però... Fermiamoci un attimo. Così leggiamo qui. Tutto. A noi che legge tutto, non è che ci dispiace. Prima di proseguire, fermiamoci qui un attimo. Quindi, partiamo questo riferimento a Dell'Utri, ideologo, eccetera. Adesso le ricorda qualcosa, le sollecita la sua memoria, la lettura di questo passo che lei ha fatto, di queste dichiarazioni. Perché praticamente l'ideologo era Dell'Utri. Questo lei ha detto. Sì, è questo, sì. Era risaputo. Era risaputo? Perché era risaputo. Da chi era risaputo? Ma da tutti, diciamo. Da tutti. Sia... Prima della nascita di Forza Italia, perché chiaro, non mi deve riferire le cose che lei sa oggi. No, certo, prima della nascita. E in quale ambienti si riferisce lei? Non andava al bar, non credo che andava al bar e parlavano di Dell'Utri. No, allora, se ne parlava, visto che... Se ne parlava tra chi? Dico, nell'ambiente della mafia, per dire, se è questo che devo dire. Per dire. No, non deve dire, lei deve dire quello che sa e quello che ricorda, ci manca... Però deve essere più preciso, che vuol dire, si diceva. Si sapeva che la discesa in campo di Berlusconi, preannunciata in quell'inaugurazione di quel market in Alta Italia, eccetera, era sicuramente preceduto da tante riunioni, da tante cose, eccetera, dove l'ideologo di tutta questa situazione non era che Dell'Utri. Questo ritorno alla domanda. È un suo pensiero? Qualcuno le disse, e vediamo in quale ambiente, chi le disse allora? Ma no, si diceva, lo dicevano tutti lo dicevano, Presidente, e lo pensavo anch'io. Dire, so che c'era pure Indro Montanelli, che poi a un certo punto se ne uscì da questa situazione. Insomma, se ne ha parlato politicamente di queste cose. Qua sul problema e sui tempi, su quali avremmo voluto indicazioni più precise. Senta, però proprio sulle sue fonti e sui tempi io... Prosegua con la lettura a questo punto della contestazione. Allora, intanto, verbale 5 dicembre 2002. Lei intendeva queste dichiarazioni proprio nel 2002 con un governo... Dunque... Pagina 106, Geometria Lipari. L'ideologo di Forza Italia che ha fatto il partito non è stato Berlusconi. Grasso, e chi è stato? È stato Dell'Utri. Grasso, e lei come lo sa? E questo io l'ho saputo dopo, perché io purtroppo dal 93 al 96 sono a Napoli. Grasso, sì, Napoli, ma prima del... Come? A Napoli, in carcere. Sì, sì. Sì, ma prima del... Quando viene arrestato lei? Nel 93, no, ancora non c'è il partito, mi pare, perché poi le elezioni sono a giugno, luglio, non so. Ma dico, già qualche anno prima, dottore... Già penso verso il 91-92, già si sentiva che c'era un programma. Grasso, allora si sapeva già che c'era in programma un movimento? Lipari, d'altra parte io penso e dico che un partito di questo tipo non si può fare una settimana, eccetera, eccetera. Ma soprattutto, le dico, per andare più sul concreto, interrogatorio del 5 dicembre 2012, pagina 172. Sì, no, 2002, mi sono sbagliato. Lipari, il pubblico ministero diceva che Dell'Utri sapesse che cosa? Che lui era stato messo là, dice, Dell'Utri sapeva che io ero stato messo là ufficialmente per badare ai cavalli, ma davo sicurezza. Vogliono, lei dice, i soldi. E chi è che doveva mettere i soldi per portare avanti questo movimento? Lipari, la persona... La domanda era sulla fonte di quelle affermazioni e sui tempi, la fonte delle affermazioni ricevute dal teste e i tempi in cui avvenivano quei dialoghi. Lei ha il verbale davanti e può verificare il seguito, io purtroppo non ce l'ho. Nella stessa pagina, 8 righe dopo. Cominciamo da quelle 8 righe.
Vabbè, allora poi faccio. Però riprende questo, la contestazione è stata fatta precedentemente. Comunque, andiamo avanti, andiamo sul punto nel frattempo. Sì, allora. E poi se ci sono altri passaggi li possiamo sempre recuperare. Certo, però. Ovviamente se c'è una continuità di discorso. C'è una continuità perché purtroppo la domanda viene interrotta dalla risposta. Presidente, però. Io... Comunque vado al punto, vado al punto, vado al punto e accetto quella che è l'invito del Presidente. Allora, quando io parlo di Cosa Nostra, quando io parlo di Cosa Nostra, a questo punto parlo solo di Riina e Provenzano, questo dice Lipari a pagina 174, Grasso dice esatto, Lipari, perché le fonti mie sono queste, Riina e Provenzano. Grasso, e nel momento in cui Provenzano le dice che, quando glielo dice che c'è un movimento nuovo, Provenzano, e quando lei sa che Dell'Utri è l'ideologo del movimento nuovo, ecco perché c'era una continuità. Comunque, meglio così, Lipari, dunque, verso il 90-91, ho detto, non posso precisare esattamente la data, il ricordo è quello. Si ricorda il tipo di discorso di Provenzano? Il tipo di discorso di Provenzano è che siccome c'era tutto questo traccheggio così in giro, anche la posizione del Lima, che aveva abbandonato la Sicilia ed era andata all'europeo, già portava nell'ambito democristiano, portava qualche dissapore, qualche cosa. E quindi nuove leve che magari volevano prendere, quindi lo seppi verso il 90-91 questo fatto, me lo disse Provenzano. Confermo pienamente, sì. Quindi sia come fonti Provenzano e Riina per una parte, l'ha detto prima, sì. Sia sui tempi che lei ora sta collocando, 90-91. Esattamente. Prego. Senta, lei ricorda di essere stato, diciamo, suo malgrado, o comunque di essere stato coinvolto personalmente in una questione che interessava il Dell'Utri e questo ambiente imprenditoriale di cui stiamo parlando? Sì. Lo può riferire alla Corte? Esatto. Mi pare che avevano sponsorizzato loro una società a Trapani, una società sportiva, a cui avevano conferito del denaro e ne avrebbero dovuto avere il ritorno a nero di una parte di quello che avevano conferito. Loro dovrebbe specificare, anche se la vicenda è nota, ma comunque lei dovrebbe specificare chi sono questi. Pubblitaria. Non so. Pubblitaria, va bene, andiamo avanti. Allora. Siamo nel geometra, quando in che anno siamo? No, mi fa le domande da un milione di dollari. In che anno siamo? Andiamo avanti, vediamo qual è il suo intervento in particolare. Praticamente io ne parlai a Trapani, su suggerimento di Riina. Parlano a Trapani, e ho parlato a Trapani con un certo Virga, ho detto guarda che c'è un senatore che è presidente di questa società eccetera, che ha incassato non so 400-500 milioni di allora e che dovrebbe ritornarne una parte a nero alla società, e dice vabbè mi interessa, prego, si sente? Quindi seppi che il Virga andò a trovare questo senatore, o questo onorevole, non so cosa fosse, in ospedale, perché era ricoverato, gli parlò di questa cosa, per tutta risposta nacque una interpellanza parlamentare, cui si diceva che Berlusconi si era rivolto alla mafia per queste cose, eccetera. Questo in sintesi tutto. Il tuo intervento è consistito in questo approccio con Virga. Ah, basta. Vincenzo Virga. Sì, sì. Vabbè, è una vicenda sulla quale ci sono Milano, già sentenze anche definitive. Sì, sono stato a Milano, in un processo, sono stato sentito. Infatti è il processo che ormai si è definito con sentenze irrevocabili, quindi insomma possiamo anche sorvolare. Di questa cosa lei ne ha parlato solo, il suo intervento è stato richiesto da chi? Adesso no, con esattezza non mi ricordo, ma fu qua a Palermo un imprenditore che mi parlò di questa cosa. Onestamente non mi ricordo, dottore Di Matteo. Comunque fu un imprenditore che mi venne a trovare e mi disse... Lei conosce tale Fecarotta? Sì, sì, esatto. Mario Fecarotta, esatto. L'ingegnere Fecarotta, sì.
Ma lei ne parlò con chi poi a livello mafioso? Corrina. Gli ho detto, guarda che mi hanno riferito, c'è questa situazione per un intervento, che c'è da fare? E ha detto, dice, vai a Trapani e parla con Virga. Ne ha parlato pure con Provenzano? Non mi ricordo. Allora, lei... Anche per... Pagina 181 del verbale del 5 dicembre. Pagina 181, ne ho parlato con Provenzano e Rina, i quali mi dissero, tieni, furono chiari nel dirmi, noi ci interesseremo di questo fatto, tienilo in incubazione, tieni fermo, mantieniti riservatissimo, non dire niente a nessuno di questa cosa. Si attivarono, chiamarono Virga di Trapani, Grasso, Virga Vincenzo, Lipari, Vincenzo Virga, parlano con Virga, il quale Virga va a parlare con questo Garaffa, Garrefi, comunque, Garaffa credo che si chiamasse, il quale appena vide il Virga che gli fece questo discorso, gli disse che non gli si poteva contestare questa, si cambia la cassetta... Quindi Virga Vincenzo parla con Garaffa, dice TM. Lei parla con Garaffa, credo che sia andata a trovarlo addirittura in ospedale, credo se non vado errato. Grasso, lei contattò Virga Vincenzo, non io. Pubblico Ministero, ah non lei, scusi, Lipari, non io. Mi dissero ci attiveremo per questa cosa. Pubblico Ministero, questo glielo dice Rina o Provenzano? E lei dice Rina e Provenzano, tutte e due. Allora quindi qui dovrebbe precisare. Vabbè, forse erano assieme. No, aspetti. Tutte e due separatamente, dice il procuratore. Lei dice separatamente, precisi, sembravano proprio, tieniti riservato, questa è una cosa che attiviamo noi per risolvere questo problema a Dell'Utri. Pubblico Ministero, quindi hanno intravisto un modo Lipari. Certo, dottore, ecco perché ci dico... Già forse si sapeva qualche cosa, perché siamo nel 91, credo, non si intravedeva questa nuova... Comunque a me mandarono da Virga per spiegare... Perché il punto della divergenza è proprio lì, cioè fu lei ad andare, perché da quelle dichiarazioni l'ha detto loro contattarono. Che loro abbiano potuto parlare sarà stato pure possibile, ma che mi hanno mandato e che io ho parlato con Virga, questo risulta. Lo ricorda con chiarezza questo, di essere andato con Virga ad aver parlato di questo problema. E ricorda che furono sia Rina e Provenzano a incaricarla e a dirle... Tieniti riservato, questa è una cosa che attiviamo noi? Sì, questo è stato Rina, tieniti riservato. Io... E lei ricorda quindi, perché ora ha detto questo è stato, se ne ha parlato quindi con tutte e due già ha detto di sì, ma nello stesso contesto o separatamente? Ma non so, forse separatamente, perché non difficilmente erano assieme, insomma va. E mi dica una cosa, nel parlare, nel darle questo incarico, sia Rina che Provenzano, anche se separatamente, le prefigurarono un ruolo che lei avrebbe dovuto mantenere in futuro, al di là di questa questione, diciamo, del Garaffa, della sponsorizzazione, di questa questione trapanese? No, ma quello che io ho potuto capire in quell'occasione è che forse mi volevano lanciare in un contatto con questo gruppo nel futuro. Allora, pagina 182 dello stesso verbale. L'Italia è di Milano, quindi la sponsorizzazione, quindi fu una figuraccia perché non avevano potuto risolvere la cosa con le buone. Scusi, 184, Lipari, certo, cioè praticamente il Mangano non dava questa assicurazione di poter portare avanti un discorso di così grande portata. Quindi loro recepiscono questa cosa, dice tienilo in incubazione perché tu poi sarai l'elemento, dottore. Procuratore Grasso, quindi parlando per lei, Lipari, certo, dice tu sarai l'elemento che poi dovrai parlare con Dell'Utri o Berlusconi. Ho detto poc'anzi, il loro progetto era questo, io ho capito subito. E questa situazione quindi avviene, si realizza, lei ha detto in questi verbali, nel 91? Sì, grosso modo sì. Ho capito.
Allora, io a questo punto le volevo chiedere se lei ha mai avuto con Provenzano, successivamente all'arresto di Riina, dei discorsi relativi all'aspettativa di vantaggi politici per Cosa Nostra dall'attività politica del partito riconducibile all'onorevole Berlusconi. Ma ancora Forza Italia in quel periodo non era al governo, non era forse manco ancora definitivamente costituito, però si pensava di abbandonare la linea della Democrazia Cristiana, presso cui c'erano dei canali, tipo Salvo, che parlavano con Lima, eccetera, di abbandonare questa, questo filone di, e inserirsi in questa nuova realtà che stava nascendo. Di questo lei con chi ne parla? Ah, con Provenzano sicuramente. Ne ho parlato qualche volta, ne ha parlato lui anche a me. Senta, e quindi questo, prima o dopo, o eventualmente ci dica lei, le elezioni del 94, diciamo, e l'affidamento del governo al Presidente del Consiglio Berlusconi? Credo prima. Io poi dal 93 al 96 non ero in carcere a Napoli. E dopo lei quando nel 96 è uscito? Ma già nel 96 Berlusconi era, non so se già era, non mi ricordo se già era primo ministro, ma era, se il partito era già ricostituito. Adesso non mi ricordo questa data, non la so, non me la ricordo io. Però lei ricorda di colloqui su questo argomento con Provenzano? Sì. Quindi quando lei era ancora libero? Libero, prima del 93. Nel 93? Prima del 93. Quindi siamo nel periodo che lei ci ha detto che è stato poi detenuto dal maggio del 93. Dal maggio del 93 al maggio del 96. 93. Quindi questi colloqui con Provenzano sono tra l'arresto di Riina e questa data che lei ci ha detto, tra il gennaio del 93 e il maggio del 93? No, sono antecedenti al 93. Sono antecedenti. No, questo in cui si prospetta, antecedente ancora. Certo. Quindi prima dell'arresto di Riina. Sì. Per essere chiaro, perché mi sembrava che avesse detto una cosa un po' diversa. Comunque, va bene. O almeno la domanda era stata in termini diversi. Andiamo avanti. No, però su questa risposta allora io devo fare una contestazione. Il 5 dicembre 2002, pagina 90. Certo, queste sono le sue parole, dico, ho tracciato un poco di, quindi il Provenzano che si era, ha voluto cercare una trattativa verso la nuova attualità politica, però stavolta non è che cercava posti di lavoro Provenzano o concessioni e cose varie, perciò ho parlato della vecchia era, ma cercava interventi legislativi, quindi questi interventi attraverso chi li doveva cercare? Li doveva cercare verso un uomo politico importante, non è che può cercare il sindaco di Caltavuturo per dire. Grasso, e chi era questo politico? E andiamo alla ricerca di queste cose. Poi, procuratore, per esigenze generali che non si possono né quantificare né dobbiamo fare un'interruzione indipendentemente da quello che è l'argomento trattato. C'è un'interruzione, si riprende alle 16:25, procuratore, allora riprendiamo. Lei dice con la nuova attualità politica, Grasso, sì, prego, i contatti con la nuova attualità politica, quindi l'insorgere di queste emergenze, dicevo, e la nuova svolta politica in Italia, non facevano esimere il Provenzano da cercare nuovi contatti. Scusi, può contestualizzare il periodo in maniera tale che... E lei dice, parliamo noi del dopo, Grasso, dopo l'arresto di Riina? Sì, dopo l'arresto. Quindi siamo già nel 93, in questo periodo. Procuratore, va bene, dirò cose che si erano già coagulate prima, maturate prima, va bene. Quindi questi discorsi con Provenzano... Al di là del fatto che, intanto lei conferma quello che le ho letto. Certo che lo confermo, sì. Quindi dovrebbe essere a questo punto un po' più preciso, perché lei quindi parla anche di colloquio, di incontri con, sì, Provenzano, con Provenzano dopo l'arresto di Riina. Quindi allora le rifaccio la domanda. Dopo? Io una volta l'ho visto subito dopo l'arresto di Riina. Una sola volta prima che lei fosse poi detenuto nel maggio del 93? Certo, perché Riina viene arrestato nel 93. A gennaio 93, lo sappiamo, questo ormai è un dato. E io sono arrestato nel maggio del 93. Ecco, allora.
Quindi in questo periodo? In questo periodo lei lo incontra quante volte? Una volta. Una volta sola, e in questa occasione parlate anche di questa eventuale... Sì, sì, praticamente... Nuovo, questo nuovo movimento politico. Lui pensava che dice, vediamo se possiamo ottenere qualche nuova legge, qualche provvedimento legislativo che potesse... E questo l'avevamo capito, ne avete parlato anche prima, sì, ma la domanda era se in questa occasione si parlava anche di una prospettiva di un nuovo movimento politico che... Ma già si sapeva, questo Presidente, che già in quel periodo già si camminava, già siamo nel 93, 93. Quindi già nel 93 si sapeva che c'era il suo movimento che camminava, che... Okay. E questa era la domanda che l'avevo fatto prima, sì, sulla quale lei però aveva risposto portandola un periodo... Chiedo scusa da Parma, signor Presidente. Sì, prego. Da Parma C9, l'imputato Cino Antonino intende rinunciare al proseguimento dell'udienza. Va bene, la rinuncia. Intanto chiedo lo scollegamento. È soltanto per oggi la rinuncia o anche per domani? Solo per oggi. Sì, solo per oggi. Solo va per bene, oggi, allora possiamo, andiamo a verbale, possiamo interrompere il collegamento. Senta, quando poi lei è nuovamente stato scarcerato nel 96, visto che nel 93, poco prima del suo arresto, avevate parlato di questa aspettativa di Provenzano, da questo movimento politico che già si cominciava a delineare. Siete tornati sull'argomento nel 96, rapporti e realizzazioni eventuali di aspettative? No, no, non mi ricordo, dottore De Matteo. Allora, interrogatorio 5 dicembre 2002, pagina 196. E allora si mise lui... Sì. Mi sono messo in una situazione di traino. Scusi, può ripetere, non ho capito. Sì, allora, è lei che parla, dice, e allora si mise lui, mi sono messo in una situazione di traino, mi dice il Provenzano, siamo sempre nel 96, dottore, e poi via via anche negli altri incontri, è giusto? Sì. Dice, sono in una messa di traino, perché le vicende personali del Berlusconi, tutte le cose che ha fatto Berlusconi in direzione della giustizia, che lui monitorava proprio con diligenza e seguiva tutte queste cose. La strada è questa, ma ci vuole un elemento importante, dice. Ho visto che ha fatto un decreto biondo, durò 3 giorni, ma sono usciti 2.500 detenuti, 2.490 detenuti, una cosa del genere. Grasso, questo dato chi... Lipari, il dato, questo il DAP lo ha pubblicato, questo è un dato che esiste, ma le notizie per il traino gli venivano dai legali. Grasso, a Provenzano, Lipari, a Provenzano. Grasso, perché aveva contatto con legali? I suoi contatti gli venivano dai vari detenuti, detenuti che avevano i difensori, gli avvocati storici, quindi gli facevano sapere che i legali erano convinti che in assenza di fatti delittuosi eclatanti, quindi con la massima tranquillità e cose, piano piano ci sarebbe stata una possibilità di revisionare qualche processo, l'eliminazione del 41 bis e qualche atto di clemenza. E cioè, poi non continuo più. Quindi questo è un discorso che le fece Provenzano, sono parole che lei riferisce di Provenzano nel 96 o negli incontri successivi. E allora, in particolare, quindi lei mi pare che conferma quindi questa dichiarazione. Conferma che Provenzano le fece riferimento al decreto Biondi. Sì, abbiamo fatto riferimento, adesso non mi ricordo se è stato lui o sono stato io a tirarlo fuori per dire guarda che non gliene faranno passare delle cose a Berlusconi. Hai visto il decreto Biondi? Hanno fatto il decreto Biondi in 3 giorni, lo hanno dovuto ritirare. Questa è storia, non è che... È cosa che... Vabbè, allora non interessa la storia, non interessa se Provenzano ne ha parlato con lei, sì, o lei ne ha parlato con Provenzano. Sì, ne abbiamo parlato. Quindi a noi interessano i fatti, il contenuto del colloquio, poi le valutazioni. Poi Pubblico Ministero decide anche quali sono i tempi, perché stiamo andando avanti ovviamente anche per questione di resistenza, per capire un po' anche noi i tempi. Presidente, io credo per organizzare i lavori. L'esame si potrebbe esaurire nel giro di mezz'oretta, penso. E allora, completiamolo così poi ci aggiorniamo per il controesame a domani. Se i tempi sono questi, sì, altrimenti ci aggiorniamo direttamente. Penso di sì. Vabbè. Senta, lei nel... ha già detto di aver visto Provenzano intanto nel 2000. Maggio del 2000. Allora, io le volevo chiedere se lei ha saputo comunque, e poi eventualmente ci dica come,
Se in relazione a quelle che poi furono le elezioni politiche del 2001, Provenzano diede delle direttive o comunque ebbe modo di parlare delle strategie politiche dell'organizzazione mafiosa in quel momento? No, guarda, strategie politiche, dettagli, eccetera, no, perché io sono stato arrestato poi nel 2001, se non vado errato o no. È vero, mi può confermare il dottor De Mazzini? A me risulta il 13 luglio del 2001, quindi successivamente alle elezioni. No, luglio del 2001. No, no, errore, sì. Io sono stato arrestato gennaio-febbraio del 2001, non a luglio. Comunque poi in questo momento, ora poi lo controlleremo, però... È questo. Quindi il suo ricordo è prima delle elezioni, quindi non ha altro ricordo. Però, mi scusi, lei a pagina 206 del verbale del 5 dicembre del 2002, il procuratore Grasso le diceva, lei era libero, Lipari, libero ero, ma per fortuna io non pagina, ho manco... Scusi, pubblico ministro. Pagina 206. Lei era libero, Lipari, libero ero, ma per fortuna io non ho manco votato, perché io voto Grasso, no, io non voglio saperlo. Lipari, no, io lo dico francamente, io voto a Carini. Quindi non era nel collegio, non era collegio mio, tranquillamente, ne ho fatto, Grasso, ma ne ha parlato, scusi, visto che era libero nel 2001, un incontro con Provenzano prima delle elezioni non lo ha fatto, Lipari, dicevo che lui, il Provenzano, malgrado questo, dicevo che il Provenzano, sulla base di questi orientamenti, prese un impegno a tappeto per procurare voti a Forza Italia. Lo comprendo, lo comprendo. Quindi anche ma io sono stato arrestato nel 2001, non mi ricordo. Però lei ha detto lì che era libero in occasione delle elezioni. Forse il 2002, non mi ricordo. Perché lei ha detto che era libero. Poi i periodi di detenzione. Era libero. I periodi di detenzione li verificheremo. È gennaio del 2002 che sono stato arrestato, mi pare, vero? Sì. Esatto. Sei libero. Senta, è in relazione a questo periodo, quindi. Sì, ma in relazione a questo periodo, io ho detto votato a Carini, cioè, ma si riguardava forse l'elezione dell'onorevole Mormino, a questo si riferisce? Le domande partono da questo, ma intanto... Da questo, sì. Non ho votato per l'avvocato Mormino in quanto io voto a Carini, quindi lui era in un altro collegio. Sì, questo era il senso del collegio diverso, perché... Sì, mi sono ricordato. C'erano state indicazioni per votare per l'onorevole Mormino? No, ma che indicazione, no? Dico, cioè, tutti i detenuti che lo avevano come difensore, certo. Speravano che un bambino potesse fare qualche cosa, ma anche lui mi pare che non poteva fare nulla. Senta, ma una cosa, ma in quel periodo, ora siamo quindi nel 2001, sì. Parlando con Provenzano, quindi lei ha confermato che Provenzano ha preso un impegno a tappeto per procurare voti a Forza Italia. Sì. Ma anche nel 2001... Sempre relative, perché guardi che la mafia non è che aveva tutti questi voti di cui si parla. A tappeto, ne ha parlato con tutti gli associati, con tutte le persone, questo sì. Sì. Ma... Che l'abbiamo visto quando c'è stata l'indicazione di votare per i socialisti. Che è stata una brutta figura. Torniamo al 2001. Sì. Nel 2001 ancora, volevo capire, se con Provenzano... parlavate e se Provenzano le parlò di quelli che erano gli auspicati interventi legislativi ancora nel 2001. Ma sicuramente sì, perché era un sognatore sotto questo profilo del Provenzano. In che senso? Pensava a qualche amnistia, pensava a qualche decreto legge che potesse andare incontro alle necessità dei carcerati, eccetera, queste cose. Ma, ripeto, sono cose che non è che poteva sperare che una persona potesse fare una cosa così. Ci vogliono interventi legislativi. Senta, ma lei le faccio una domanda precisa. Prego. Di questi interventi legislativi auspicati da Provenzano, certo. Lei ricorda se Provenzano le disse mai qualche cosa relativamente alla questione della comunicazione di un'indagine all'indagato? Rispetto all'iscrizione nel registro delle notizie di reato. Non ho capito bene questa domanda, dottore. Le volevo chiedere se lei ha ricordo di avere mai parlato con Provenzano, sì.
di un auspicio di un intervento legislativo in materia di necessità di comunicare subito ad un indagato quando una procura lo iscriveva nel registro degli indagati? Sì, mi pare di sì, mi pare che ne parlammo di questa cosa, perché per quanto riguardava i reati di mafia, l'iscrizione sul registro degli indagati non veniva comunicata subito, come invece viene fatto per gli altri tipi di reati, sì, qualche cosa del genere ne parlammo, ma è... Quindi fu... Si sognava, dottore. Se, no, guardi che c'era anche riuscito, dico, poi... Allora, evitiamo commenti, andiamo... Quindi su questo punto specifico Provenzano auspicava che ci fosse una norma, sì, che consentisse anche a chi veniva iscritto per un procedimento di mafia di saperlo subito. Di saperlo subito, invece di saperlo dopo anni, così per come prevedeva la legge, non so se lo prevede ancora. Senta, le volevo chiedere un'altra cosa. Nel periodo in cui poi l'avvocato Mormino divenne parlamentare, lei ha mai avuto modo di parlare con lo stesso Mormino, con il figlio, di questioni legate a provvedimenti di indulto o di amnistia? Sì, sì, ho parlato. Mi ha parlato con... Ci può dire se fu un'iniziativa sua, se venne incaricato da qualcuno e no, da è chi? Stata... Provenzano me l'ha detto, cioè, guarda, tu che hai come avvocato l'avvocato Mormino, che è uno dei miei difensori, dice, parla con lui, vedi un poco se, che lui faceva parte della commissione di giustizia, se non vado errato, va bene, dice, vede se si può vedere di portare avanti qualche discorso relativamente all'amnistia, un condono o qualche cosa del genere. Io ne parlai onestamente, va bene, però la risposta mi venne dal figliolo, dall'avvocato Salda, che si chiede pure avvocato mio, dice, non sono cose che spuntano, non sono cose che papà può portare avanti. Intanto c'è per un provvedimento di amnistia ci vogliono i due terzi del Parlamento addirittura per avere approvazione, se non ricordo male, credo che mi abbia detto questo. Questa è tutta la storia. Ma lei ne parlò con chi? Ne ho parlato con l'avvocato Mormino, padre, sì, di questa cosa. E lui non è che mi ha risposto. Poi dopo tempo il figliolo, che mi seguiva pure lui, vabbè, mi disse, guarda, quella cosa non è possibile. In che anno siamo? Anche per diciamo, confrontare anche con alcune acquisizioni documentali che abbiamo. Non me lo ricordo, dottore, purtroppo guarda, non è che lo faccio apposta, ma non. Però siamo dopo le elezioni del 2001, quindi, dopo che venne eletto Mormino e con l'avvocato Mormino. Sì, in quegli anni, nel 2000. Ma lei ricorda se in quel periodo, quando lei parlò, comunque c'era in discussione un Commissione Giustizia, un disegno di legge su amnistia e indulto, da cui i primi firmatari erano Pisapia e Mormino? Ma mi pare di sì, mi pare che c'era qualcosa ai tempi, ma ne parlavano tutti, non so, pure il Papa mi pare che aveva chiesto qualcosa al Parlamento relativamente a un indulto, Pannella poi non ne parliamo. Sì. E lei nel prospettare questa richiesta prospettò anche quali potevano essere possibili conseguenze negative nel caso in cui non, Cosa Nostra non avesse ottenuto quello scopo? No, ma quella cosa, assolutamente. Negativo in che senso? Se ho fatto questo oppure vi succede quest'altra cosa? Questo intende dire, dottore? No, o vi succede, o può succedere quest'altra cosa. No, no. Perché lei, sentito il 16 dicembre del 2002... Signor Presidente, chiedo scusa da Parma. Prego. È la saletta C4, l'imputato Riina intende rinunciare al proseguo dell'udienza odierna. Va bene, ne diamo atto, rimane però il collegamento perché c'è l'avvocato Renzo. Riina può andare invece. Ma questo quale processo è, scusi, Presidente? Che senso? Qual è questo processo? Non ho capito. Lei risponde alle domande, l'ha ricevuta una citazione. No, ho letto un articolo, ma non ho capito. Se lei vuole sapere chi sono gli imputati, no, l'avrà letto nella. No, non c'è, c'è messo Bagarella più nome. Bagarella più nome. Qualcun altro l'avrà sentito, ovviamente. L'avrà sentito, sì. Degli altri imputati l'avrà sentito. Il processo quello della trattativa è quello che volgarmente si dice. È quello che volgarmente, come le dice, o mediaticamente. Cioè, è così. Bene. E come non è stato già sentito nell'altro processo io?
Quale altro processo? Quello di Mori, là. Cioè, era stato già sentito. Questo è un altro processo. Poi tutte queste cose io poi... Come le ha letto, Bagarella più 9, quindi è un processo... È un altro processo sugli stessi fatti, però. Avvocato Mille, il suo intervento in questo caso... Senta, visto che ha detto questa cosa, geometra Lipari, vuole ricordare quando venne citato nel mi processo... Mi pare che l'imputazione non sia quella. Lipari, per i fatti di favoreggiamento di mezzo iuso, lo stesso mezzo iuso di cui ha parlato stamattina, lei che cosa ha fatto? Ha parlato? Ha risposto alle domande o si è avvalso della facoltà di non rispondere? Quando la... Al processo Mori. No, mi sono avvalso della facoltà di non rispondere. Quindi questa è la prima volta in cui lei, diciamo, sì. In un dibattimento le vengono fatte delle domande sulla trattativa, il papello, Cinà, Mori, De Donno e quant'altro? Sì, la prima volta. Va bene, ma mi pare che prima in qualche occasione, non so se... Quando mi ha interrogato lei con il dottor Scarpinato e con il dottor Ingroia. Eravamo nella fase delle indagini. Sì, però Lipari sì. Ha parlato di un processo, quel processo è stato citato ma non ha risposto. No. Si è avvalso la propria risposta. Sì, quindi è stato sentito, non è stato sentito. Hanno tentato di sentirla ma non è stato sentito. Avevo pendenze e cose. Aveva pendenze, benissimo. Vabbè. Questo per precisarlo, per essere chiari. Allora, per tornare a quello che le stavo chiedendo sulla sua interlocuzione con gli avvocati Mormino sui provvedimenti di amnistia e di indulto. Sì. E lei, quando è stato sentito il 16 dicembre 2002, quindi in fase di indagine preliminare dal procuratore Grasso, ha detto, pagina 62, quindi fu, e gli ravvisai una cosa, ci dissi, guarda, se non fanno questa cosa condizionata, riporteranno le carceri ai tempi in cui succedevano omicidi dentro le carceri, cioè la rivolta. Grasso, la rivolta dentro le carceri, eccetera, eccetera, perché questo è un focherello sotto la cenere. Mi ricordo esattamente. Lei queste cose a chi le disse? Al dottore Grasso. No, dico, a chi è che ravvisò questa sua considerazione? Guarda, se non fanno questa cosa condizionata, riporteranno le carceri ai tempi in cui succedevano omicidi dentro le carceri, cioè la rivolta. Perché le carceri erano strapiene, colme di... Sì, le sta chiedendo il commissario, lei a chi ha fatto questo discorso? A chi l'ha detto? Con chi parlava quando ha fatto questo discorso? Ma con i detenuti ne parlavamo. Tra i detenuti ne parlavamo di tutta questa argomentazione. Per dire, se non fanno qualche cosa a caso succede quello che è successo ai tempi prima della legge Cozzini. Cioè quando i detenuti... Dunque, abbiamo capito che lei era libero. In l'epoca faccia detto ero libero, sono andato a parlare con il mio avvocato Mormino, gli ho chiesto, questo... vedi che puoi fare... Ma questo discorso io non è che l'ho fatto a Mormino. Non l'ha fatto a Mormino. E qui ha fatto bene a precisarlo perché da quello che era stato letto poteva sembrare che fosse in collegamento. Quindi invece non c'è alcun collegamento. Cioè, si sperava in un provvedimento di clemenza perché effettivamente le carceri, io mi ricordo che ero in una cella con 12 persone, non è che... Quindi questo è un discorso successivo, quando lei era detenuto dal 2002. Pubblico Ministero, prego. Senta, le ultime domande. Senta, è capitato che i figli di Ciancimino abbiano frequentato casa sua, in particolare anche che Massimo Ciancimino abbia avuto rapporti di amicizia anche con qualcuno? La verità è che questa domanda è stata fatta già stamattina dal pubblico ministero. No. Ha già risposto. Già risposto a questa domanda. Stamattina. Non c'era una frequenza di... Come? Non c'era una frequenza, come dire, familiare, che forse i ragazzi si potessero conoscere dall'università o fuori, ma non c'era un contatto. Sì, l'aveva già detto questa stamattina. Andiamo avanti. Lei è stato mai chiamato ad interessarsi di questioni relative a lavori eseguiti dalla società del gas, di Lapis, di Ciancimino? Guarda, mi pare di sì. Ricordo per aver fornito dei nominativi alla ditta per fare alcuni lavori ad Alcamo e a Castellaccio, Bagheria, non mi ricordo. Solo in questo momento io non ho conosciuto il signore del gas, diciamo, non so come si chiamasse il salizio, ma se ne parlava con Ciancimino, per dire, fatto questo lavoro, il prossimo fanno fare, infatti lo fece, se non vado detto, Pastore, tutto questo ad Alcamo, per i lavori, interessamente in questo senso, no? Rapporti con sindaci per avere... Senta, un'ultima domanda, torniamo un attimo indietro nel tempo.
io le volevo chiedere se in qualche modo lei è stato messo a conoscenza o è stato in qualche modo interessato di una questione relativa alla partecipazione o meno di Vito Ciancimino a un congresso della Democrazia Cristiana nell'83 ad Agrigento. Ma su questo io rispondo stamattina. Sì, però ha accennato rispetto ad un incontro, però... Praticamente Vito Ciancimino era stato messo fuori dalla conferenza di Lima, completamente fuori, era stato un po' emarginato, come loro sanno, va bene. E quindi ci fu l'interessamento massiccio di Provenzano per rimetterlo in carreggiata, per farlo rientrare nelle file. Da qui l'incontro con Lima e Salvo. Vabbè. Per poter far rientrare dalla finestra il Vito Ciancimino, a cui loro si allontanavano, da cui si allontanavano in Lima, perché cioè, gli dava fastidio, perché aveva un carattere suo personale. Infatti, quando andò al congresso di Agrigento fece un intervento, visto che è rimasto nella storia, un intervento visto come Ciancimino, parlò contro le brigate rosse, se non vado errato, avesse detto, se vengono qua troveranno i fucili, insomma, fece un discorso di questo tipo. Questo è stato. Ma lei di questa vicenda ne parlò? Cioè, oltre ad accompagnare Provenzano? Provenzano mi disse, devo andare dai Salvo, mi devi accompagnare, però devi restare giù e devi vedere che tipo di movimenti ci sono quando io mi trovo sopra, va bene? Però questo l'aveva detto, vediamo dopo che sono domande specifiche. Sì, no, le volevo chiedere se per questa vicenda lei ebbe delle interlocuzioni anche con Riina, in particolare incontrata da Musi a San Giuseppe Iato. Sì, ne parlavamo di questo. Comunque, Riina, ripeto, era... come dire, lo toccava con la canna, come si suol dire, su Ciancimino. Non era politicamente molto interessato di Riina, contrariamente al Provenzano, che invece aveva una tendenza ad essere infilato nei pazzi della politica, eccetera. Lei sa come si concluse questa vicenda, diciamo, politica di Ciancimino, se... ci fu un passaggio di Ciancimino e dei suoi uomini più fidati da una corrente ad un'altra. Però pubblicamente c'era la conoscenza da parte del test di questa... No, se ne ha conoscenza nello stesso ambito in cui ha avuto conoscenza. Se ne ha parlato, con Riina, allora, con Provenzano. Con Riina, possiamo anche chiedere quale sia la conoscenza. Mi sembra super. Riina no, perché Riina non parlare di Ciancimino. No, e con Provenzano? Con Provenzano che era, come ha detto, veramente plagiato da questo. E quindi dopo questa vicenda, questo lo sta chiedendo il Ministero, l'avete parlato? Era soddisfatto? Non era soddisfatto? Parlato, sì, era rinato il Ciancimino perché si muovevano nell'ambito degli appalti di Palermo, eccetera, eccetera. Cosa che... Va bene, al momento non abbiamo altre domande, Presidente. Va